Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche lì dove non c'era il campo largo, diciamo, col Movimento 5 Stelle, o no, Mario? Sì, adesso bisogna intendersi su cosa si... cosa vuol dire campo largo? Se per campo largo si intende un'alleanza imperniata su un accordo fra PD e 5 Stelle, io direi che questa cosa non c'è più. Ma non c'è più perché non c'è più un soggetto, cioè il Movimento 5 Stelle è una cosa che politicamente tende a eclissarsi. Noi non sappiamo fra un anno il Movimento 5 Stelle cosa sarà, se ci sarà, da chi sarà rappresentato. Immagino che Conte stia facendo tutti gli scongiuri del caso, Conte che oggi vede Grillo peraltro. No, scusami Mario, prego. Sì, lui può vedere chi gli pare, però è ormai la discesa dei 5 Stelle non è un fenomeno congiunturale che si deve a questo o quell'errore, è un fatto, diciamo, di fondo, è un fatto sistemico. E noi non lo vedremo più il Movimento 5 Stelle come lo abbiamo visto negli anni passati, ma lo vedremo come una piccola forza che tende a esaurirsi. Questa è la storia di queste settimane, di questi mesi. Per cui il campo largo sta diventando un'altra cosa, cioè il campo largo è il Partito Democratico che si allea con forze sociali, della società civile, soggetti nuovi, che è una cosa che va bene alle amministrative. Questo è un discorso che funziona molto alle amministrative, dove ci sono le liste civiche, i sindaci che non sono caratterizzati politicamente. Alle politiche è tutt'altro discorso, perché alle politiche ci sono i partiti. E allora lì il problema delle alleanze del Partito Democratico è un problema che rimane aperto, e che questo voto di ieri, che pure è un voto molto positivo per il PD, certo, è un problema che non si cancella, perché sarebbe sbagliato vedere nel voto di ieri un'anticipazione del voto delle politiche. Sì. Si può vedere benissimo una cosa che diceva anche Lenzi, cioè la crisi del centrodestra, la crisi dell'unità del centrodestra, e si può vedere, diciamo, una forte tenuta organizzativa e politica del Partito Democratico, ma di qui a costruire un'alleanza vincente alle politiche ce ne passa. Prima di sentire